giorno, mi vedete ancora con l'acqua in mano, devo infilare tutto in borsa. E oggi sembra che faccia meno caldo, ci sono le nuvole. Madonna, un animale mi ha appena colpito. Sembra che faccia meno caldo, ci sono un po' di nuvole, da una parte meno male perché ieri veramente si moriva. E oggi andiamo a Villanuf, che è una specie di Versailles polacca, quindi un'oretta di pullman e ci arriviamo. Comprate la colazione, che sono tipo dei bomboloni ma fatti un po' particolari, che si chiamano ponchki, con la marmellata, e poi ho preso un'altra cosa con la mela perché adoro tipo le brioche con la mela, e poi dopo li vedremo cosa mangiare. Adesso ci facciamo i biglietti per 24 ore. Siamo arrivati al palazzo e abbiamo fatto una bellissima scoperta. Il giovedì fino alle 15 non si paga né il palazzo né il parco. Siamo all'orangerie all'interno di questa villa stile Versailles. La pace, siamo dentro questo parco ma adesso qua non passa nessuno. Guardate che bello, pieno di ninfee, le paperette, adesso ci sediamo qua. Adesso Vale, in questo attimo di tranquillità, ci dirà le parole che pensa di aver imparato in polacco. Io più o meno gliele ho insegnate, vediamo cosa si ricorda, ci proviamo. Ecco qua Vale, sei pronta a fare l'intervista? Allora, dovresti aver imparato tre parole almeno. Devi dirci come si dicono e cosa vogliono dire. Vai. Cześć. Ciao. Poi? Złoty. Che? È la moneta. Ok. E dziękuję. Ale che mangia i rurchi, tipo un bastoncino di croccante con dentro la panna. Siamo appena uscite dal palazzo, carino, stile molto Versailles, più piccolino, però bello, poi con tutte le spiegazioni. Ad ogni tappa c'era tipo ogni foglietto di tutte le lingue, ce lo siamo letti e abbiamo visto già i giardini, quindi abbiamo fatto un bel giro. E adesso cerchiamo di tornare in centro, un'oretta di pullman, e se riusciamo ci facciamo, come si chiamava? Ci facciamo il free walking tour della parte tipo ghetto ebraica di Varsavia, che è sempre un tour che praticamente non ha un prezzo fisso, ma si paga in maniera volontaria, diciamo. Siamo in un posto tipico, ragazzi, molto sudato, si mangiano uovi e roghe, cose tipiche, e ci sono tutte le ragazze vestite con i vestiti tipici, quindi con le gonne corte colorate. Che bello questo posto, con libreria, tutte le pareti scritte dove c'è scritto pieroghi, che è questa cosa che mangiamo noi. Ora è 12, anzi no, sono già le 14 e noi beviamo dentro le tazze, dentro c'è il kompot, che è una specie di frutta fatta bollire nell'acqua, e adesso questo è quello fresco. Dai, assaggia. Assaggia, prima te lo devi mettere. Cin cin. Infatti è frutta cotta. I miei sono pieroghi dolci, sono un po' alle fragole, un po' ai cranberry, un po' all'uva. E invece l'hai preso alla carne, alle lenticchie. Vediamo. Second World War broke out on the 1st of September 1939. Quella è la mappa del ghetto.
e dove abitava l'inventore dell'esperanto. Commemorating someone, you'll find the words that Ftimjesu, it means here was something. Museo della storia ebraica. Sono esaltatissima, adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Inglot, penso che chi ama i trucchi l'ha già sentito, una marca polacca famosissima che dicono che sia ottima. Ho provato i rossetti, adesso questo che assomiglia molto, ho questo che assomiglia molto. Aspettate che mi sto perdendo. Siamo nelle bolle. Ah, siamo adesso, aspetta, vi faccio vedere una cosa e poi continuate. Siamo dentro una bolla, sopra ci sono i grattacieli. Vedete? Stavo dicendo che ho comprato la Inglot, in realtà c'erano anche tantissime altre cose che mi ispirano, ma mi hanno detto che lo trovo anche a Cracovia, che è una città che vado a visitare tra due giorni, quindi inizio a provare a testare i rossetti, quindi quando vi farò il video di cosa ho comprato a Varsavia, poche cose perché ho solo il bagaglio a mano, vi farò vedere questi rossetti, ma intanto li testo perché veramente mi dicono, tante persone hanno parlato di questi rossetti e dicono che hanno una qualità molto simile a quella di MAC, ma vi dico che costano molto 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 meno. Si parla di 30 svuote, sono sui 7-8 euro. Direi che è meno della metà. Quindi li provo e vi faccio sapere. Nel frattempo noi continuiamo a girare nel centro commerciale, ho una faccia sfattissima, ma sono super contenta della mia mini borsetta. C'è anche MAC, ma non vado a MAC qua. Tipica cena polacca. Sushi. Ti fido di mangiare sushi e io non ho mai mangiato lo zenzero perché a me non piace. Vedo Valeria che mangia lo zenzero, ma ditemi voi, ma ti piace veramente? Secondo me mi prende in giro. Ragazzi, ma anche voi mangiate lo zenzero? Cioè a me fa un... Oddio, non mi piace, cioè è amaro, mi guardano quindi mi guardo in giro, è amaro, è acido, sa di limone e poi piccante. Mi fa terrore, ma voi lo mangiate perché... Guarda, oh, vale. Guardate che bella da fuori la bolla che si vedeva da dentro. Tutto il grattacielo. Ora aspettiamo il pullman per tornare. Sono troppo soddisfatta degli acquisti. Non vedo l'ora di farveli vedere. Inglot. Poi mi sa che la prossima volta che vado è stata una borsa un po' più grossa. Quindi arriva il pullman. Stasera siamo troppo stanche. Ci siamo comprate la birra, la frutta, abbiamo fatto cena, ma adesso la beviamo in hotel, vi faccio vedere. Ecco, la birra, la frutta, questo qua, beh, io ho preso al lampone e anche Valeria l'ha presa al lampone, adesso la proviamo, anche se l'abbiamo già provata ieri. E poi c'è un'altra cosa da provare, io non le avevo mai viste, quindi andare in giro e provare tutte le schifezze. Ecco, io sono la regina delle schifezze, quindi le M&M's verde alla menta, c'è scritto. Adesso lo apriamo, lo proviamo e vi facciamo sapere. Ragazzi, devo sia aprire che registrare che far vedere che mi è difficile. Allora, ci sono i due, ah, i tre colori, tipo ci sono verde chiaro e verde scuro. Vale, quale vuoi? Scuro. Allora io provo quella chiara, vieni più qua. Io non l'ho mai mangiata, però menta. Sono... Com'è quella verde scura? Perché chiaro senti più la menta? Si sente un sacco la menta. Sapete cosa sembra? Perché penso che l'avete mangiato tutti. Tu non hai mangiato l'After Eight. Sembra un sacco l'After Eight. Si sente un sacco. Buone, buone. Poi io le schifezze le amo tutte. Comunque adesso ne proviamo un'altra, però buone, ci piacciono. In Italia non ci sono. Essere, esti. Fare, fari. Dare, doni. Ragazzi, oggi con il giro che abbiamo fatto con il tour ci siamo fissate con l'esperanto, che è una lingua che hanno che un polacco ha cercato di creare per creare una lingua universale. Quindi noi in una serata stiamo cercando di impararla tra birra e esperanto, e anche un po' di M&M's che ho finito, però quelle che vi ho fatto vedere erano buonissime. E in realtà è una lingua che non ha avuto successo, però ci sono un po' di persone che le parlano, che lo parlano al mondo, ma in realtà non ha preso piede, anche se non capisco bene per quale motivo, perché è stata creata apposta con poche irregolarità e molto semplice da studiare, anche se stiamo cercando
di capire delle regole, anche se non è che puoi imparare la lingua in una notte, però per capire veramente quanto può essere semplice o meno. E, a parte questa, stasera siamo in stanza perché veramente non ce la posso più fare, e perché domani, poi domani sera prendiamo il treno per andare a Cracovia, città che ho già visto, ma tutti dicono che sia bellissima, io l'ho già vista, ci tengo ad andare a rivedere, così la vede anche Vale. E quindi stasera adesso studiamo ancora un po' l'esperanto e ci vediamo domani mattina. Buonanotte, ciao, ciao a tutti!